Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi capita qui per la prima volta, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e qui realizziamo bracciali e accessori in paracord vari. Il video di oggi è un video molto leggero, infatti andremo a realizzare un porta beige che altro non è che quella collana, insomma quella cordicina che di solito va messa al collo durante le manifestazioni o quello che sia e serve principalmente a tenere quel bigliettino all'interno del quale c'è il nostro nome, insomma, i dati che ci interessano. Verrà realizzato in due differenti formati, uno con questa sorta di sgancio, diciamo, in plastica che potete vedere nelle immagini, e invece una seconda variante che è questo qui, che è praticamente regolabile e va regolato in base alle nostre esigenze. Ovviamente tutti gli accessori che servono per poterlo realizzare li trovate all'interno del nostro store www.paracorditalia.com e altro non sono che appunto i porta beige, questo con la cordicina, o se no eventualmente come varianti potete utilizzare questi moschettoni, sia quelli in plastica che quelli in metallo, che sono leggermente più piccolini e che ovviamente in base all'utilizzo che dovete farne vi saranno più o meno comodi. E in alternativa trovate anche queste aperture, insomma queste aperture che vi ho mostrato precedentemente, quindi per realizzare appunto il portabeige a sgancio rapido. E come dicevo trovate tutto nella sezione fai da te del nostro store. E iniziamo subito con la realizzazione. Per realizzare quello con la chiusura in plastica basta un metro di paracord, mentre per andare a realizzare quello con chiusura regolabile ci vogliono ad occhio e croce 1,30 m, 1,40 m di paracord, quindi nell'eventualità è un prodotto che potete realizzare con tutti quegli scarti che solitamente rimangono da parte e non sappiamo mai che cosa farne. Allora iniziamo subito, prendiamo 1,40 m di paracord, in questo caso per realizzare quello regolabile, e prendendo in questo caso il porta beige lo andiamo a inserire in questo modo all'interno e lo posizioniamo al centro esatto della corda. A questo punto andiamo a realizzare un nodo che abbiamo già visto in diversi tutorial ed è il nodo appunto del tutorial che allora intitolai credo un nodo per 1000 utilizzi, insomma qualcosa del genere, e che comunque vi lascio qui sopra e in descrizione. Allora guardate attentamente, basterà posizionarci in questo modo e fare passare questa parte di paracord, guardate lo faccio molto lentamente, qui sotto in questo modo, lo blocchiamo col dito, così, quindi in questo modo, e dopodiché prendiamo questa parte di corda qui e la facciamo passare sotto in questo modo e dentro. Dopodiché stringiamo tutto e quello che dovrebbe venire è più o meno questo qui. State tranquilli perché adesso lo andiamo a rifare. Ok. Questo nodo qui. Rifacciamolo. Prendiamo il paracord che sta più vicino a noi, lo facciamo passare qui sopra, quindi sopra alla seconda corda, sotto e lo blocchiamo col dito. Dopodiché prendiamo questa che ancora è libera, la facciamo passare qui sotto e dentro. E possiamo stringere. E questo lo andiamo a fare all'incirca 4-5 volte. Quindi ricapitoliamo. 1, 2 e 3. Uno, due e tre. Ok, arrivati a questo punto vediamo se le due corde combaciano, perché a volte può capitare che magari una alla fine è più lunga dell'altra. Qui più o meno ci siamo, insomma manca mezzo centimetro, ma non è assolutamente un problema. Ok, a questo punto passiamo dalla parte appunto delle due, di queste due estremità, ed ecco che cosa dobbiamo andare a fare. Allora,
facciamo questo, quindi facciamo andare quella di sinistra a destra e quella di destra a sinistra, e dopodiché prendiamo in questo modo, guardate, quindi prendiamo questa, la teniamo in questo modo, poggiamo questa qui così, tenendola sempre con pollice e indice, e a questo punto prendiamo questa parte qui, che è quella quindi più vicina a noi, e tenendo il dito qui sotto, quindi in questo modo, facciamo passare questa corda da sopra, 1, quindi questa va a bloccare questa, 1, 2, quindi andiamo a bloccare le due corde, 2, e 3. E la facciamo passare qui dentro. E tiriamo. Vi consiglio di utilizzare un paio di pinze per stringerla, diciamo, in maniera migliore. Ok, facciamo un test per vedere se scorre. E chiaramente scorre. Ok, a questo punto dobbiamo andare a fare lo stesso nodo da questa parte. Quindi mettiamo nuovamente il dito sotto, questa parte sarà più vicina a noi, quindi andiamo a fare il primo passaggio bloccando una corda, quindi 1, dopodiché blocchiamole 2, e col terzo passaggio, sempre a bloccare le due corde, togliamo il dito e facciamo passare tutto qui dentro, in questo modo. Tiriamo tutto. E abbiamo fatto. Anche in questo caso stringiamo con un paio di pinze. E dopodiché tagliamo le estremità e le bruciamo. 1, 2. Quando bruciamo questa parte di paracord, stiamo attenti a, nel momento in cui andiamo a pigiare, se decidiamo di pigiare, a non la fare saldare con questa parte di paracord, perché è chiaro che così facendo poi il nodo non può scorrere. Quindi andiamo a bruciare in questo modo e pigiamo, quindi solo cercando di farla saldare col nodo, ma non con la corda inferiore, vedete? Ok. La stessa cosa facciamo dall'altro lato. Ok, ed ecco che il porta beige è completo. Nel caso in cui decidessimo di utilizzare questo tipo di chiusura, ne avevo preparato già un altro per farvi vedere come fare, quindi lo dividiamo in due, lo facciamo entrare in questo modo, quindi 1 e 2. Una volta fatto questa operazione, dobbiamo andare a bruciare le due estremità. Bruciamole per bene, perché dobbiamo cercare di far sciogliere più paracord possibile. Ecco, più o meno così potrebbe andare bene. E dopodiché lo appiattiamo con una paletta da paracord, quella che troviamo all'interno del nostro kit accessori. Lo andiamo ad appiattire, perché così facendo, ovviamente nel momento in cui andiamo a tirarla in dentro, come vedete andrà a bloccare, quindi il paracord non scapperà. Stessa cosa facciamo dall'altro lato. Ed ecco qui che il porta beige è terminato. Chiudiamo ed eccolo qua. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui. Spero che questo porta beige possa tornarvi utile. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale. E se non l'avete ancora fatto, cercateci su Instagram, perché è lì che faccio uscire, insomma, tutte le novità, tutti gli sconti e tutto quello che è inerente il mondo di Black Squirrel. Detto questo, il video finisce qui. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao, 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 ciao.